Allora, nel 50 delfino il mio tempo migliore 45 e non mi ricordo i decimi, devo essere sincera. 1 e no, 3,42. Sì, mamma mia, non sono anche i decimi, faccio schifo. Sono Giulia Ghiretti, ho 24 anni e direi che sono abbastanza determinata. Me ne sono accorta subito perché come mi sono fatta male, io non sentivo già più le gambe e la prima cosa che ho detto è proprio non sento le gambe. È stato tutto un andare avanti, un imparare cose nuove, cose diverse e comunque penso di fare abbastanza tutto diversamente, ma si fa. Io, avendo sempre fatto sport, facevo già le gare, mi mancava quell'adrenalina da gara, la voglia di mettermi in competizione, lo sport comunque è una cosa che mi è sempre piaciuta. La difficoltà è stata come fai ad adottare, dove vai, e allora ho conosciuto un ragazzo grazie alle fisioterapiste dell'ospedale che aveva fatto comunque le Paralimpiadi di Pechino e io gli ho detto subito però che volevo fare le gare, mi hanno guardato malissimo, ha detto sì, tu impara a nuotare, poi dopo fare gare, ho detto sì, certo, impara a nuotare, però il mio obiettivo è quello. E quanto ci hai messo poi? Neanche un anno. Tra l'altro la stessa persona dopo Rio mi ha detto io che non ti volevo far nuotare, far le gare, ho detto visto. Stata un po' testona ma ci sono arrivata. Beh, diciamo che le prime gare sono state un po' toccanti, non avevo idea, io quando ho iniziato ho deciso che volevo sicuramente far le gare e quindi all'inizio ci sono rimasta un po'. Devo dire la verità, però poi ho continuato, non è che sono rimasta lì. La competizione è altissima, tutti che ci provano e l'agonismo c'è, ve lo assicuro. La vittoria che mi ha emozionato di più è stato sicuramente il 50 delfino di Rio dell'Olimpiade, perché sicuramente non me l'aspettavo, pensavo che quella di fianco a me fosse anche arrivata prima e in realtà dopo ho visto che ero io. Dopo non ho più capito niente. Io mi alleno tutti i giorni, 6 volte a settimana, tutto l'anno, con 3 volte di palestra. E quando non ti alleni, che fai? Divano. Io sono all'Università al Politecnico di Milano, studio ingegneria biomedica. Sono alla fine, anche se un po' indietro, anche se non mi piace essere indietro. Da grande, boh, non lo so. Sull'essere un esempio, ti potrei dire anche di sì, anche se è un po' strano, perché io mi sento molto normale.